Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video tag che mi è piaciuto tantissimo e che ho visto sul canale di Melania Costantino, anche se in realtà è stato ideato da CCTube e da Piovono Giuggiole. Vi lascio comunque tutti i riferimenti giù in info box. Questa volta parliamo di libri. Sapete che è un argomento che mi piace, che mi appassiona. Ci sono tanti video dedicati a questo argomento sul mio canale e questo tipo di tag davvero mi ha colpito. Quindi, guardavo il video di Melania, ascoltavo le sue risposte, continuavo a pensare: lo voglio fare anch'io, lo voglio fare anch'io. E quindi eccomi qui. Direi di non perdersi troppo con le premesse perché ci sono un bel po' di domande, quindi voglio partire subito. Prima domanda: leggere un libro per superare questa quarantena? Io personalmente sto leggendo La rilegatrice di storie perdute di Cristina Caboni, però devo essere sincera, avevo iniziato a leggerlo prima che esplodesse tutta questa emergenza e quindi, insomma, adesso che siamo nel pieno della quarantena, sto andando avanti ovviamente con il libro che avevo iniziato. Però, sinceramente, io non saprei quale libro consigliarvi per superare la quarantena, per un semplice fatto, perché ognuno di noi è fatto a suo modo. Ci sono persone che nei momenti difficili si vogliono distrarre e quindi magari vogliono leggere cose leggere, cose comiche, divertenti, perché in quel momento vogliono proprio allontanarsi con la mente dai problemi, non vogliono pensare, vogliono solo divertirsi. Ci sono persone che invece nei momenti difficili leggono cose ancora più impegnate, ancora più profonde, ancora più di spessore. Quindi secondo me dipende dalla vostra personalità. Non c'è un libro che è, diciamo, quello adatto a tutti. Tutti per superare la quarantena. Personalmente io adesso continuo a leggere questo, che tra l'altro mi sta anche piacendo molto. Racconta la storia di una donna che vuole restaurare un libro antico e nascosta nella copertina trova una lettera. Questa lettera racconta una parte della storia di una donna che è vissuta molto molto tempo prima, si incuriosisce, scopre che ci sono altri volumi di quell'opera che nascondono una lettera all'interno della copertina e che questa lettera ogni volta aggiungerà un pezzettino della storia di questa donna, quindi si mette alla ricerca di questi libri antichi. Non l'ho ancora finito, però devo dire che mi sta piacendo molto. È un libro molto leggero che va benissimo per come sono fatta io per questo periodo di quarantena, perché non è particolarmente impegnato, perché io sono una persona che nei momenti difficili ha bisogno di letture leggere, non di letture impegnate, perché c'è già la vita che è abbastanza difficile, poi quando si è appesantiti da un momento come questo, ancora di più. Scusate per i rumori di sottofondo, ma il mio vicino di casa ha deciso di portare fuori il cane proprio in questo momento, quindi vi chiedo scusa se sentite abbaiare. Andiamo avanti. Skincare Routine, un libro dalla copertina meravigliosa. Io non compro quasi mai un libro per la copertina. Però mi è capitato tempo fa di comprare dei libri che vendevano in edicola e che mi hanno attratta proprio per la loro copertina. Ne ho due, voglio farveli vedere tutte e due perché sono della stessa linea. Sono grandi classici, questo è Ragione e Sentimento e ha una copertina molto rifinita, molto particolareggiata, la trovo veramente elegante, femminile. Sono rimasta attratta più che altro dalla copertina. È anche ben rifinito nella sua parte laterale, nella sua parte dietro. È veramente bellissima secondo me questa copertina. E della stessa linea c'è anche questo che è L'età dell'innocenza. E anche in questo caso vediamo una copertina estremamente rifinita, estremamente elegante ed estremamente femminile. Quindi davvero questi due confesso di averli comprati per la copertina e non tanto per il contenuto, anche se li ritengo comunque due grandi classici, sicuramente bellissimi da leggere, però li ho scelti solo per la copertina, ma è una cosa che è difficile che mi succeda. Questa volta però ero rimasta molto affascinata. Poi andiamo avanti, esercizi fisici. Un libro che rileggeresti spesso, sicuramente La signora delle camelie di Alexandre Dumas. Questo è un romanzo che mi piace tantissimo. Tra l'altro, da questo romanzo è stata tratta l'opera lirica La Traviata di Giuseppe Verdi, che è un'opera che io adoro. Quindi davvero La signora delle camelie è uno di quei libri che io rileggerei più e più volte. Avevo fatto anche una recensione un po' particolareggiata perché vi avevo parlato anche del legame
legame con quella che si dice sia la vera signora delle camelie, avevo parlato anche un pochino dell'opera, La Traviata, quindi se vi interessa sapere qualcosa di più su questo libro, o almeno la mia analisi personale, mettiamola così, vi lascio magari giù in info box il link del video in cui ne parlo. Andiamo avanti con la prossima domanda. Cucinare, un libro con all'interno ricette o un romanzo che abbia come tema la cucina? Io ne ho uno bellissimo, mi piace tantissimo perché è un libro illustrato delle edizioni del Baldo e si tratta di questo, Cuciniere di conventi e abbazie. Questo racconta un pochino la storia, diciamo così, della chiesa, dei conventi, delle abbazie a partire dall'anno 1000 fino ai giorni nostri. Quindi racconta le tradizioni, racconta qual era l'alimentazione nelle varie epoche storiche, cosa si mangiava durante i pellegrinaggi, come conservavano i cibi e poi ci sono all'interno anche delle ricette. È un libro che davvero mi piace moltissimo, intanto la copertina è veramente bellissima, è anche ben rifinita nella parte posteriore, nella parte laterale e poi dentro ci sono delle bellissime illustrazioni. Spero che vediate qualcosa perché ci sono sempre i soliti riflessi, però davvero è proprio un bel libro. Volevo farvi vedere anche una parte, ecco ad esempio qua c'è proprio una cartina antica, insomma è veramente un libro che davvero questo mi affascina, ogni tanto mi metto lì semplicemente per il desiderio di sfogliarlo. Questo davvero è un libro che io vi consiglio. In generale le edizioni del Baldo fa veramente dei libri spettacolari secondo me, ma questo in particolare, che comunque è un bel librone perché è grande, è un libro che vi consiglio se vi affascina magari un po' la storia della chiesa e anche la storia della cucina dell'epoca, davvero molto molto bello. Poi andiamo avanti, serie TV o film? Un libro dal quale è stato tratto un film o una serie TV? Ce ne sono tantissimi libri dai quali è stato tratto il film o la serie TV, però io vorrei citarvi L'uomo che sussurrava i cavalli. Da questo romanzo è stato tratto un film e a me era capitato di vedere prima il film e poi di leggere il libro, ma è una cosa che a me personalmente capita molto spesso, quindi non mi stupisce. È un romanzo molto delicato, molto profondo, che mi ha fatto riflettere anche su parecchi temi, perché comunque mi ha stimolato delle riflessioni anche interiori. Quindi è un libro che io sicuramente vi consiglio, ma ammetto che anche il film mi è piaciuto tantissimo, quindi vi consiglio anche il film, perché secondo me è stato fatto abbastanza bene. Ovviamente quando si fa un film tratto da un libro non si può pretendere che sia proprio identico in tutto e per tutto, però io l'ho trovato comunque fatto bene, insomma mi è piaciuto, mi ha dato soddisfazione. Attività ricreative, un graphic novel, fumetto o manga? Dunque, io leggevo tanti tanti anni fa Diabolik, mi piaceva tantissimo, li ho letti quasi tutti, però sono un po' irrecuperabili in questo momento perché li ho messi in una parte di libreria che rimane in alto, quindi dovrei prendere la scala, tirarli giù, quindi ho lasciato perdere. Adesso ne ho recuperato uno decisamente più accessibile, si tratta di Dylan Dog. Ne ho letti molto meno, quindi conosco meno questo personaggio rispetto a Diabolik, però devo dire che mi piace tantissimo, me lo ha fatto conoscere il mio compagno, mi ha detto prova a leggerne uno perché secondo me ti piace ed effettivamente mi è piaciuto, ve lo consiglio perché c'è l'aspetto psicologico introspettivo alla base di queste vicende, quindi assolutamente è consigliato. Poi ballare, un classico. Dunque, un classico dei classici secondo me è Delitto e castigo di Dostoevskij. Credo che non sia nemmeno necessario raccontarvi la trama perché è talmente un classico che credo che tutti conoscano più o meno la trama di questo libro. Io credo che Dostoevskij sia un autore davvero di grande spessore, è molto psicologico, riesce proprio a entrare nel profondo dei personaggi, nel profondo di ogni vicenda che racconta. Sicuramente non è un libro leggero, diciamo che i libri di Dostoevskij non sono mai troppo leggeri, però se riuscite comunque a immergervi in questo genere di lettura, credo che siano anche molto arricchenti e capaci comunque di stimolare tantissime riflessioni di molti generi diversi, quindi sicuramente è un libro da consigliare, ma in generale è un autore da consigliare. Ascoltare musica, un libro che ti ha ricordato una canzone mentre lo leggevi.
Io su questo non ho nessuna risposta, nel senso che non mi è venuto in mente nessun libro che mi abbia ricordato una canzone mentre lo leggevo e quindi non saprei proprio cosa rispondere. Ci ho pensato per un po' di tempo, ma proprio non mi viene in mente nulla. Non credo nemmeno che mi sia mai successo. Oppure se mi è successo talmente tanto tempo fa che è una cosa che è andata a finire nel dimenticatoio. Coccolare, amici pelosi e non, un libro con protagonista animali. Io non leggo quasi mai libri che abbiano come protagonista animali, però mi è venuto in mente questo, Il cavaliere dall'armatura arrugginita. Questo è un libro che fa parte del settore della pedagogia, ma lo ritengo molto molto interessante perché è un cammino interiore. Si tratta di un cavaliere che ha sempre indosso un'armatura, non se la toglie mai nemmeno per andare a dormire. Poi un giorno decide di toglierla e si accorge che non ci riesce. È letteralmente intrappolato all'interno della sua armatura e per riuscire a toglierla dovrà intraprendere un percorso che lo porterà a compiere determinate tappe, determinate prove che lo porteranno poi a togliersi questa armatura e durante tutto il suo percorso sarà accompagnato da alcuni animali, nello specifico uno scoiattolo e un piccione. È un libro molto introspettivo che vi farà veramente riflettere, quindi io ve lo consiglio perché sembrano libri per bambini questi, ma in realtà sono libri anche per adulti. Movimentiamo questa quarantena. Pesca a occhi chiusi dalla libreria la tua prossima lettura a sorpresa. È un po' difficile fare questa cosa perché io non ho una libreria, diciamo, unica. Io ho una libreria a pezzi, nel senso che ho una parte di libreria nell'ingresso di casa mia. Poi ho una parte di libreria che rimane nel disimpegno, quindi tra il salotto e la camera da letto. Poi ho ancora un altro pezzo di libreria che rimane sopra la porta. Quindi, insomma, è un po' difficile fare questo tipo di esercizio, chiamiamolo così, però ci voglio provare lo stesso. Quindi ho radunato alcuni libri che vorrei leggere prossimamente, li ho messi in un piccolo spazio della libreria e voglio fare con voi questo giochino. Eccomi, sono qui davanti al mio pezzettino minuscolo di libreria. Intanto vi faccio vedere quali sono i libri che ho messo e poi facciamo questa pesca ad occhi chiusi. Per prima cosa vi faccio vedere il mio portacellulare a forma di elefante, che è veramente bellissimo. Adesso lo sposto un attimo così vi faccio vedere i libri. Qui c'è un vecchissimo romanzo che mi aveva dato mia mamma ed è in particolare La figlia di Mistral. Qui ci sono una serie di romanzi, tra cui il classico Uccelli di Rovo. Quindi se dovessi pescare ad esempio questo libro potrei scegliere fra una serie di romanzi. Questo è Il manoscritto, un romanzo che mi ha regalato per Natale mia suocera. Il sentiero dei profumi di Cristina Caboni. Qui ci sono due libri un po' particolari. Questo, soprattutto per questo periodo storico che stiamo vivendo, forse non è dei migliori perché è Malattie terribili e atroci cure. Quindi, insomma, un libro che magari forse in questo momento sarebbe meglio non leggere. Questo invece è Forche, roghi e ghigliottine, molto interessante perché è un libro storico che parla della pena di morte attraverso i secoli. Questo invece è un libro piccolino che si intitola L'altra metà delle fiabe e devo ancora leggerlo nonostante sia così piccolo. Però direi che è arrivato il momento di pescarne uno. Ecco, adesso provo a fare questo giochino sperando di tenere l'inquadratura, perché nel momento in cui io chiuderò gli occhi non saprò assolutamente più che cosa sto riprendendo. Comunque, chiudo gli occhi e proviamo a fare questo gioco. Vediamo un po' cosa esce fuori. Io tirerei fuori questo. Il manoscritto è il libro che ho pescato dalla mia libreria e quindi sicuramente sarà una delle mie prossime letture. Questo tag finisce qui, mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertita, quindi spero che qualcuno di voi vorrà replicarlo. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.